Ciao, buongiorno, ben ritrovata o ben ritrovato. Buon pranzo se magari stai in questo momento mangiando, nutrendoti. Oggi parlo di genealogia, tutte le nostre scelte, le nostre azioni, le nostre risposte a molti eventi sono frutto anche di informazioni, di memorie, del nostro patrimonio genetico. Quindi sappiamo che la genealogia influenza inevitabilmente il nostro vissuto vita. Tante volte però noi ci portiamo memorie che quindi conduciamo nelle nostre esperienze in maniera poco conscia, poco consapevole. Noi siamo qui tutti perché abbiamo scelto questo tipo di progetto vita anche allo scopo di evolvere, quindi di trasformare il nostro patrimonio di informazioni, portando più amore, più esperienza, più sviluppo nella nostra genealogia, quindi nell'inconscio familiare. Mi succede più volte, mi capita di parlare con delle persone che magari hanno grandi fallimenti nella loro esperienza, per esempio relazionale piuttosto che professionale, e vedere come dietro a questo fallimento in realtà c'era una tensione, uno sforzo molto importante a reggere l'immagine che qualcun altro ha di loro. Quindi in realtà spesso portiamo delle memorie, quindi cerchiamo di adattare il nostro comportamento, le nostre scelte, le nostre indicazioni sulla base delle chiaramente direzioni di qualcun altro, questo inconsapevolmente. Ma quando siamo non allineati con la nostra natura, la nostra espressione più vera e quindi più autentica, chiaramente esistono delle esperienze che noi affrontiamo molto caotiche, molto dolorose e che portano ad un caos interno necessario come processo proprio alchemico per ripristinare un ordine nuovo. Quando noi cambiamo qualche informazione della genetica e portiamo un nuovo comportamento, una nuova risposta emozionale, una nuova credenza, stiamo facendo evolvere la nostra specie di appartenenza. Quindi, in qualche modo, noi stiamo portando valore alla nostra specie. Quindi, la vera evoluzione che noi possiamo donare alla nostra famiglia è quella di lasciare andare e trasformare vecchie credenze per avere nuovi ordini nelle nostre esistenze. Quindi, spesso magari ci sono relazioni che non possono funzionare perché la persona ha la tensione di portare nella relazione qualcosa che attiene alle volontà di qualcun altro. Mi è capitato di recente con una cliente, per esempio, un'assistita, che aveva delle ave, quindi nella genealogia femminile, delle zie, che avevano delegato a lei il compito di portare avanti un certo tipo di relazione, di famiglia, con degli ordini, con delle condizioni. La sua tensione costante era quella di trovare persone, uomini con cui portare a compimento questo progetto, ma non era il suo. Era un progetto ovviamente incarnato, ma non pienamente coerente con la propria volontà. Da lì delusioni su delusioni e quindi decostruzioni fino a che arriva il punto in cui non ne puoi più e prendi in mano profondamente un ascolto differente e naturalmente anche una riflessione che ti porta chiaramente ad una profonda trasformazione. Le trasformazioni che noi viviamo sono in realtà un onorare la nostra famiglia attraverso nuove informazioni. E quindi la bellezza è che non stai tradendo la lealtà, stai onorando e ritrovando la fedeltà a te stessa e anche ad una nuova dimensione di vita più coerente con gli ordini dell'amore. Chiediti sempre se le tue scelte sono generate dall'amore e dunque le senti, perché senti una leggerezza, una profondità, una libertà mentre stai compiendo quell'atto e senti che sei fedele al tuo bisogno più profondo e all'ordine tuo più profondo, oppure
se è dettato dalla paura, se lo stai compiendo in nome di qualcun altro, se lo stai compiendo per non essere giudicato dagli altri o per essere approvato dagli altri. In quel caso è il seme della paura che sta dirottando le tue scelte. Tutte le scelte che sono originate dalla paura sono fallaci e porteranno grandi delusioni. Ecco che la natura ti riporta all'amore, sempre e comunque. Buone scelte, buone decisioni e soprattutto una grande lealtà profonda a te stesso, alla tua natura. Questo ti farà sentire più libero profondamente e naturalmente più felice. Un cuore gioioso è un cuore vero. Non devi fare il bravo bambino, non devi essere una brava bambina, devi essere un individuo profondamente vero, nella ricerca della tua verità, della tua profondità, compierai il più bel viaggio della tua esistenza vita. Ti auguro che ogni scelta sia coerente con l'amore. Un abbraccio, ti auguro una buona giornata.